TV7, Francia, 27 settembre. Il triatleta Antoine Méchain mette fine alla sua stagione e non si farebbe vaccinare di nuovo se dovesse. NBC News, Stati Uniti, 30 settembre. Un giocatore di football sedicenne di una scuola superiore della Florida muore dopo essere crollato durante l'allenamento. La provincia di Como, 9 ottobre. Arresto cardiaco in pista. L'atleta 17enne è ancora grave, salvato dal defibrillatore. El Mexicano, Messico, 13 ottobre. Atleta di 16 anni muore mentre sta praticando attività fisica. News.com, Australia, 26 ottobre. La star dell'equitazione Sienna Knowles, 19 anni, ricoverata in ospedale con coaguli di sangue dopo il vaccino Pfizer. Pfizer, 20 settembre 2021. Pfizer e BioNTech annunciano risultati positivi della cruciale sperimentazione del vaccino Covid-19 nei bambini dai 5 agli 11 anni. CDC, Centers for Disease Control and Prevention. 2 novembre 2021. Il CDC raccomanda il vaccino pediatrico Covid-19 per bambini dai 5 agli 11 anni. The New York Times. Le famiglie fanno causa alla Pfizer sul trattamento di 100 bambini nigeriani con l'antibiotico Trovan, che non era mai stato testato nei bambini. 2008, esperti concludono che la Pfizer ha manipolato gli studi. The Guardian, 2019. La Pfizer è stata condannata a pagare una multa di 2,3 miliardi di dollari, la più grande nella storia degli Stati Uniti, per promozione impropria di farmaci e per tangenti ai medici compiacenti. Dedichiamo questa puntata di Grand'Angolo a un tema drammatico che è praticamente oscurato dal mainstream, quello delle morti di giovani atleti che si sono vaccinati da poco. Thank you.
I casi sono molteplici e sono praticamente in tutti i paesi. Difficile sceglierne alcuni. Abbiamo tentato così di farlo per darvi un'idea di massima, ma anche voi ne potete trovare altri. Allora, scorriamo molto rapidamente. Il canale 7, per esempio, della televisione francese ci annuncia che il triatleta Antoine Méchain mette fine alla sua stagione e dice non si farebbe vaccinare di nuovo se dovesse. Sostiene infatti che la sua embolia polmonare è legata al vaccino Moderna che ha preso contro il Covid. Atleti controllati ovviamente da medici costantemente, allenatissimi, che a un certo punto incappano in qualcosa come questo triatleta. Poi andiamo negli Stati Uniti, prendiamo alcuni degli ultimi casi. 30 settembre, un giocatore di football 16enne di una scuola superiore della Florida muore dopo essere crollato durante l'allenamento. Molte delle notizie che ci sono anche in Italia non le trovate sui giornali nazionali, ma le trovate su quelli provinciali. 9 ottobre, da Colverde, arresto cardiaco in pista, l'atleta 17enne è ancora grave. Salvato dal defibrillatore. E si prosegue la carrellata, si va in Messico, per esempio. 13 ottobre, atleta di 16 anni muore mentre sta praticando attività fisiche. E in Australia, 26 ottobre, una star dell'equitazione, Saienna Knowles, 19enne, viene ricoverata in ospedale con coaguli di sangue dopo il vaccino Pfizer. Mi è stato praticamente detto no vaccino, no lavoro. Non puoi andare alle gare, non puoi andare da nessuna parte. Sei egoista se non lo fai, fallo e basta. Così mi sono rimboccata le maniche e ho fatto quello che era giusto fare. Ero una ragazza di 19 anni, perfettamente sana e normale. E non sono mai stata in ospedale, ero super attiva. Eppure ho ricevuto la mia seconda iniezione il 21. Quel giorno, a mezzanotte, mi sono svegliata con la febbre, vomitavo, tutto il mio corpo tremava. Mi sentivo come se avessi corso una maratona. Le mie gambe, le mie articolazioni erano indolenzite. Avevo la vista sfocata e un gran mal di testa. E un dolore molto forte dappertutto. Ho una tolleranza al dolore abbastanza alta. Sapevo che c'era davvero qualcosa che non andava. Sono andata dal dottore, hanno fatto alcuni esami del sangue e sono risultata positiva per qualcosa chiamato D-dimero. Non sono sicura di come pronunciarlo. Più o meno significa che i miei polmoni e il corpo si stavano riempiendo di coaguli di sangue. Mi hanno portata di corsa al pronto soccorso. Hanno scoperto coaguli nelle mie gambe e su tutto il petto, sui miei polmoni, su entrambi i lati. Patriot News, 28 ottobre, ragazzo della Pennsylvania, 12 anni, crolla e muore nell'allenamento di basket della scuola media. Ora, sia chiaro che questo è un lavoro giornalistico, cioè noi facciamo venire alla luce fatti che vengono nascosti e già questo penso è importante. Però non ci improvvisiamo scienziati, non ci improvvisiamo medici. Quindi proprio per questo ora vedrete che il docente Francesco Cappello, che è un divulgatore scientifico e
vi segnalo per esempio un suo articolo importante su questo tema, Giovani cuori in fiamme, e anche altri articoli che potete trovare nel suo blog francescocappello.com, che intervista una cardiologa, Adriana Privitere. Ha lavorato per 35 anni in reparto di terapia intensiva, si è perfezionata in ecocardiografia pediatrica in ospedali a Taormina e Napoli, da 7 anni è istruttrice di sostegno di base alle funzioni vitali con la defibrillazione nell'intervento di pronto soccorso. Quindi ascoltiamo una voce della medicina, della scienza. Dottoressa Adriana Privitere, cosa sta succedendo? Atleti nel pieno della loro attività agonistica li vediamo accasciarsi in campo, a volte negli spogliatoi, a volte durante le partite di calcio o di qualsiasi altra attività sportiva. Sì, in questi casi si parla chiaramente di arresto cardiaco primario. Arresto cardiaco primario che è una morte naturale che è stata segnalata non da ora ma da tempo e che può risolversi soltanto con delle manovre adeguate di rianimazione cardiopolmonare e dove c'è bisogno con il defibrillatore. Ancora questo arresto cardiaco primario è gravato da sicuramente un'altissima mortalità, tant'è che si vede che se non si interviene si ha ancora un successo soltanto del 2%, quindi altissima ancora la mortalità. Negli USA la morte cardiaca improvvisa, noi abbiamo segnalati 350.000 casi l'anno e in Italia 50-60.000 casi l'anno. Si è visto che per quanto riguarda proprio gli arresti cardiaci in Italia nel 2020 sono aumentati rispetto agli arresti cardiaci nel 2019. Di quanto? Abbastanza. Si parla di un più 60%. Quali sono i motivi? Si sono attribuiti due motivi. Un primo motivo è che la gente si è preoccupata di chiamare le ambulanze o di raggiungere i pronto soccorsi perché aveva paura di infettarsi. Un altro motivo è che probabilmente le chiamate sono state tante e non erano sufficienti i mezzi di soccorso. Quindi quali sono i numeri? Ai 60.000 decessi anni in Italia sono stati aggiunti nel 2020 ben 40.000. Andiamo all'argomento più specifico. Se noi parliamo della morte improvvisa invece degli atleti, possiamo dire che da questa tabella si evince come alcune cardiopatie possono predisporre alla morte improvvisa nell'atleta. Ne accenno soltanto a qualcuna: cardiomiopatia dilatativa, ipertrofica, displasia aritmogena del ventricolo destro, miocarditi, coronaropatie, tanto per dirne alcune. Quindi noi sappiamo che questi eventi ci sono sempre stati, ma i controlli sanitari nei confronti degli atleti che fanno attività agonistica o anche attività ludica sono efficaci, sono sufficientemente tutelati gli atleti che si accingono a queste attività sportive? Sì, ci sono dei decreti ministeriali del 2012 e del 2013 per attività ludico-ricreativa che prevedono tutta una serie di esami, dall'anamnesi, l'elettrocardiogramma di base, la prova da sforzo dove ce n'è bisogno e dove è richiesto, consulenze eventuali con specialisti nel campo, anche medici dello sport, per poter dare i certificati di idoneità. Per l'attività agonistica si aggiunge al test di sforzo un test di funzionalità respiratoria, però io non vedo scritto e attenzionato un ecocardiogramma. Anche nelle linee guida per la valutazione funzionale e la prescrizione dell'esercizio fisico dell'American College del 2021, cui si fanno riferimento anche per le guide, linee guida italiane, non c'è nominato l'ecocardiogramma. Mentre le nuove linee
per gli agonisti che hanno sviluppato una malattia Covid e che devono essere rimessi nel loro percorso agonistico sono dettagliatissime, fatte benissimo, perché sono distinti questi atleti in fascia 1, 2, 3 a seconda della gravità della malattia che hanno sviluppato. Quindi c'è tutto veramente enormemente dettagliato. Esistono, per andare più nel dettaglio, studi che mettono in correlazione le complicanze, diciamo, da vaccino con l'arresto cardiaco primario? Sì, ci sono diversi studi che sono stati pubblicati nelle riviste internazionali più importanti e anche ho selezionato una serie di studi abbastanza recenti. Uno del giugno 2021 in cui si è messo in correlazione la miocardite sviluppata post vaccino, pubblicato su JAMA Cardiology. Ciò che poi si domandavano gli autori di questo studio alla fine è se i soggetti in cui c'è stata la miocardite post vaccino devono essere ancora sottoposti ad altre dosi di vaccino. Punto interrogativo, non lo so, creavano un po' un allert su questo. C'è un altro studio invece in cui c'è una correlazione tra vaccino, seconda dose di Moderna, e un giovane di 21 anni che ha sviluppato una miocardite. Questo studio è stato pubblicato il 21 settembre del 2021 sul giornale internazionale di medicina. Mentre c'è un terzo studio pubblicato su Circulation dell'8 novembre 2021 in cui vaccini mRNA, per capirci, sono Moderna e Pfizer, venivano valutati in soggetti in cui veniva attenzionato soprattutto un indice di infiammazione soprattutto degli endoteli. E questo quindi ha dato una documentazione: chi faceva questo vaccino incrementava un punteggio PULS, così chiamato, che predispone all'infarto, da un 11% ben a 25% nei soggetti vaccinati. Quindi è un altro studio veramente importante. È un quarto studio, è una documentazione di un giovane di 27 anni che post Moderna sempre ha sviluppato la miocardite. Poi a questo giunge un altro studio che vorrei attenzionare, pubblicato nel 6 settembre del 2021, un uomo di 40 anni dopo la prima dose di Pfizer che aveva ricevuto 6 giorni prima ha sviluppato un infarto e una miocardite concomitante che è stata documentata anche con risonanza magnetica e con biopsia miocardi. In questo studio però si segna come Israele ha ben vaccinato dal 2020 al 2021 5 milioni di persone, sviluppandosi soltanto 275 casi di miocardite. In America, su 5,8 milioni che hanno ricevuto vaccini mRNA tra i 18 e i 24 anni, sono soltanto 47 i casi di miocardio pericardite. Quindi si fa pendere sempre la bilancia dalla parte positiva piuttosto che negativa, e questo è una cosa anche abbastanza importante. È in grado di fare un caso di correlazione certa tra morte e vaccino? Guardi, da quello che io ho potuto vedere come documentazione, abbiamo soltanto 2 casi in cui c'è una correlazione certa. Un caso che appartiene a una persona che è morta, un giovane morto post vaccino in Corea, ed è stato pubblicato il 10 luglio del 2021, seguito proprio con l'esame anatomopatologico, e un altro di un italiano di 22 anni che dopo aver ricevuto lo Pfizer è morto. Si era pensato prima a una reazione anafilattica allergica, invece il reperto dell'anatomia patologica ha confermato che aveva sviluppato una miocardite. Oltre agli esami già previsti per chi si accinge all'attività sportiva, in questa nuova situazione si possono ipotizzare esami pre-vaccinali o anche post per chi poi ha fatto il vaccino che possano prevedere eventi avversi a carico sì. di pazienti?
sì, oltre a tutte le indagini di cui abbiamo già parlato, ci possono essere degli esami indicativi di soggetti a rischio post vaccino. Cioè, se noi andiamo a valutare l'indice di capacità di aggregazione, quindi che noi chiamiamo trombofilo, ci sono tutta una serie di esami che li evidenziano. Ne nomino soltanto qualcuno: la proteina C, S, gli anticorpi antifosfolipidi, il fattore di Leiden. Questi identificano una fascia a rischio. Ma c'è uno studio veramente interessantissimo sulle linee guida degli eventi avversi al vaccino che sono state stilate da una commissione di diversi esperti di Londra, di Stanford, della Baltimora, Argentina, Belgio, Canada, Svizzera. Si sono uniti questi esperti e hanno stilato queste linee guida importantissime e quindi hanno proposto una serie di esami che si possono fare dai normali esami di laboratorio, quali emocromo, funzionalità epatica, renale, eccetera, alla valutazione di secondo livello, io definirei, delle interleuchine, che sono degli indici infiammatori. Tanto per nominare qualcuno, diventano i discorsi anche un po' specialistici, però ve li voglio nominare: c'è una triade antinfiammatoria che è costituita dall'interleuchina 6, TNF alfa, interleuchina 1 beta, che identifica dei soggetti che se hanno questo aumento dell'indice infiammatorio sono già i soggetti vaccinati che bisogna attenzionare. Grazie dottoressa. 20 settembre 2021, vedete, annuncio ufficiale della Pfizer. Pfizer e BioNTech, la BioNTech è tedesca, la Pfizer è statunitense, annunciano risultati positivi della cruciale sperimentazione del vaccino Covid-19 nei bambini dai 5 agli 11 anni. 2 novembre 2021, siamo praticamente a un mese e mezzo di distanza. Il CDC, che è l'organo decisionale in materia sanitaria negli Stati Uniti, raccomanda il vaccino pediatrico Covid-19 per i bambini dai 5 agli 11 anni. Ci hanno fatto una sorta di autocertificazione. Non può non venire il dubbio di quale sia il retroscena, perché basta scorrere quella che possiamo dire la fedina penale della Pfizer. Ma qui si va dagli anni 90, 93, quando la Pfizer si trova di fronte a una class action di 256 pazienti che chiedono un risarcimento perché temono che le valvole cardiache in Pfizer che sono state applicate al loro cuore siano difettose. E c'era ragione, perché ormai centinaia di persone a quel punto erano morte in seguito a fratture in queste valvole. La Pfizer va lentamente nel togliere dal mercato queste valvole difettose, segnala poi la stessa Pfizer 531 rotture, non solo, ma poi ci dà un dato crudo che ha detto che i pazienti sono morti in 2/3 dei casi di frattura. Si va poi alla causa che famiglie nigeriane fanno alla Pfizer, perché ha effettuato un test su 100 bambini nigeriani con un antibiotico che non era mai stato testato sui bambini. In questa sperimentazione ci sono cifre ufficiali: 11 bambini muoiono, altri subiscono danni cerebrali, altri rimangono parzialmente paralizzati o divengono sordi. Poi, un titolo del New York Times, uno dei tanti, guardate, 2008, esperti concludono che la Pfizer ha manipolato gli studi. Dice, ha manipolato la pubblicazione di studi scientifici semplicemente per estendere ad altri disturbi l'uso del suo farmaco contro l'epilessia, mentre sopprimeva la ricerca che non sosteneva tali usi. E poi la notizia riportata da tutti i media, siamo nel 2009, abbiamo scelto il Guardian,
la Pfizer viene condannata a pagare una multa di 2,3 miliardi di dollari, la più grande nella storia degli Stati Uniti, per promozione impropria di farmaci e per tangenti a medici compiacenti. E questo ha esposto i pazienti al rischio di attacchi di cuore, ictus e coaguli di sangue. C'è una grande società farmaceutica, la maggiore del mondo, che abbiamo visto è dominata dalle tre grandi società di investimento, la BlackRock, la Vanguard, la State Street, ne abbiamo già parlato in grand'angolo. E quindi il cui scopo è il profitto. Questo è il fatto. Quindi come non si può pensare a qualcosa di tremendo quando si vedono quelle scene, o quando una madre racconta la storia, cosa è capitato all'amica tredicenne di sua figlia in Canada. Ascoltiamo le sue parole. A 13-year-old girl in Halifax, Nova Scotia is in the hospital right now because her heart stopped after the vaccine. That could be your child, could be your niece, your nephew, your grandchild, your neighbor. But yet our government is still forcing people to be vaccinated to be able to partake in society. Now, do you want to know what the worst part of this is with this child? Is that she was in my house saying she didn't want the vaccine and she wasn't going to get the vaccine. And her parents respected her decision. But when our premier, Mr. Houston, decided to mandate vaccines for children to be able to play sports, she felt she had no other choice but to take it because she loves playing soccer. How dare you do this to our children? How do you sleep at night, Premier? Dr. Strang? Knowing that you are putting children's lives at risk, I am absolutely disgusted, not only with our government, but with people out here on the streets shaming unvaccinated people. When death is a symptom, how dare any of you shame anyone, exclude anyone, alienate anyone for a choice that they're making to save their own lives? Spread this message far and wide, because what's just happened to me personally with my daughter's friend right now is going to be every single one of you really soon.